I limoni, signora, i limoni! Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Con citazione dal web introduciamo questo video fresco, allegro, divertente. Oggi usiamo gli acrilici e facciamo i limoni. Non pensate male, parlo del frutto. Sapete com'è, in questo periodo succedono cose strane sul web, no? Qui tutto regolare. Prima di spostarci sul piano da lavoro, però, vi ricordo che vi aspetto in tutte le librerie con i miei due gioielli. Gioiello numero uno, il ricettario dell'arte, il libro in cui ho raccolto tutte le mie ricette per creare i materiali dell'arte in forma professionale e facile direttamente a casa vostra, per non rimanere mai più sprovvisti di qualsivoglia materiale per la creatività, perché avendo questo potete farvelo da voi nel migliore dei modi. E il secondo figlietto è lui, il grande libro del colore, il libro all'interno del quale ho raccolto tutto quello che so sul colore, come abbinarlo, come crearlo, come creare le tinte, il significato, come non rimanerne soggiogati ma gestirlo affinché le nostre intenzioni possano essere veicolate nel modo migliore. Il colore ha una grande potenza, vieni a scoprirlo leggendo il mio libro che vi aspetta in tutte le librerie, entrambi editi da Gribaudo. Adesso basta parlare e andiamo a fare i limoni. Cominciamo, raghe. Si vede tutto. Prendetevi anche un phon, così andiamo più celeri. Blu Ciano, che poi sarebbe per gli amici il blu primario, e bianco titanio. Mescoliamo con acqua. Vedete, io qui preparo la tavolozza. Che bello l'acrilico. Pronti? Si comincia, cominciano le danze. Si va. Asciugo. E direi che è proprio chiara la differenza tra le tempere naturali e l'acrilico. Guardate che piattume. Guardate, già tutto asciutto. Adesso prendo un giallo. Io utilizzo un giallo medio, che questa volta utilizzo in purezza. Dopo aver asciugato, do le mie forme. Allora, cosa devo pensare nelle mie forme? Devo pensare alle sezioni auree e a lasciare quindi un po' di aria, quindi un po' di azzurro, e a coprire. Asciughiamo. Asciugo e poi passiamo alle foglie. Prendiamo del verde, ora metto un po' di questo azzurrino e mischio con il giallo e mi faccio un tono di verde come quello del disegno. Facciamo asciugare. L'acrilico, io lo amo. Ho messo un verde scuro sul verde di prima. Prendo un po' di bianco.
Ok, basta. Adesso prendo il rosso perché dobbiamo andare di arancione. Asciugo pennellino, prendo giallo e comincio. Disegno finito, ok? Visto che belli i nostri limoni, freschi, colorati, divertenti, moderni, questo è un esempio di pittura moderna, una pittura fresca che sembra quasi una stampa ma che invece detiene l'unicità del gesto pittorico. La pittura moderna è una pittura davvero particolare perché è un qualcosa che vuole molto assomigliare alla grafica ma che nello stesso tempo, appunto, come vi dicevo, è unica nel suo genere, a differenza della stampa che è omologata nelle varie copie. Quindi, per avere una casa comunque assolutamente originale, seppur conforme, più modaiole, lasciatemi passare questo termine, questo è il genere di pittura che rallegra ogni ambiente e che lo tiene dinamico, giovanile, svelto all'occhio, insomma, quello che piace in questo periodo alla maggior parte delle persone. Se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e noi ci ritroviamo sempre qua per un prossimo video creativo. Ma se vuoi stare con me anche per altri argomenti, ti aspetto anche sul canale YouTube Ombretta, il mio canale di lifestyle e beauty, e sul canale Due Cuori e Una Cappa, il canale di cucina che ho insieme a mio marito Gabriele. Ti aspetto inoltre su Facebook, su Instagram, su TikTok, su Pinterest, su X, dove volete, c'è arte per te. Basta cercare il pennello bianco su fondo rosso e la scritta Arte per te. E lì c'è Ombrettina che vi aspetta. Adesso basta parlare, tutti a dipingere limoni. E da Ombretta e da Arte per te è tutto. Ci vediamo la prossima volta. Ciao!